Benvenuti a questa nota di Metal Gear. E ora andiamo da Dottor Emmerich, cioè Otacon. Ma che è successo? Andiamo a vedere. Che cavolo è passato Ricky Maru lì in supercaso? Sembra uno scenario di Dino Crisis oppure Resident Evil 2. Ah, è il ninja. Oh, è il ninja. Ragazzi, questa la serie della spada mi piace tanto, è la mia preferita. Questo mi sembra incolume per ora, ma mi sa che muore tra poco. Vabbè, andiamo a salvare Otacon dal cyborg, prima che l'ammazza. Era solo in pace. Guardi come sei il coraggio. Oh, guarda, sei pisato addosso. Che coniglio. Se le vuoi, ti accontento subito. Thank you.
ragazzi, questo momento del gioco è bellissimo. Ah sì, ora giochiamo a nascondino. Trovato. Fare arrivare tutti. Vabbè, voleva male e io l'ho sparato. Forse hai più male di essere sparati. No, non mi freghi la seconda volta. E sconfitto. Ragazzi, sta diventando un super Saiyan. Cosa sta succedendo?
Scornello, quel ninja è Grey Fox, non ho dubbi. Ridicolo, lo sai benissimo che è morto a Zanzibar. No, avrebbe dovuto morire, ma non è stato così. Cosa? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde dopo il suo ritiro. Era in carica il mio predecessore, il dottor Clark. Il dottor Clark? Sì, è stato lui a iniziare il progetto di terapia genetica. E dove si trova ora? È stato ucciso da un'esplosione in laboratorio circa 2 anni fa. Che cosa ne è stato di quel soldato? Come soggetto sperimentale decisero di usare il corpo di un soldato recuperato dopo la caduta di Zanzibar. Ed era Grey Fox? Ma era già morto? Sì, ma lui l'ha riportato in vita. Lo ha infilato in un prototipo di esoscheletro e lo ha tenuto sotto sedativi per 4 anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Naomi, cos'è successo in seguito a Grey Fox? Il rapporto afferma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Grey Fox, la domanda è, perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterà di nuovo, fino a quando non lo ucciderai. Non lo so. Mi sembra che sia questo quello che vuole. Un peccato che alla fine muore. Per quanto tempo hai intenzione di restare lì dentro? Deve essere stato bello affrontarlo ancora. Sei uno di loro? No, io lavoro da solo. Da solo? Sei anche tu un otaku? Avanti, esci. Non possiamo restare qui in eterno. La tua uniforme è diversa dalla loro. Sei l'ingegnere capo del Metal Gear, Hal Emmerich, giusto? Come fai a conoscermi? Mary mi ha parlato di te. Oh, allora sei qui per salvarmi. Mi spiace, ma prima c'è un'altra cosa che devo fare. Va bene. Mi basta che tu non sia uno di loro. Ah, sei stato ferito. Sono a posto. Ho solo preso una storta alla caviglia mentre cercavo di fuggire. Bene, se tutto qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Ho delle domande da farti. Mi servono informazioni sul Metal Gear. Il Metal Gear? Esatto. Qual è il vero scopo del Metal Gear? È un sistema DMT mobile. È stato progettato per abbattere i missili nucleari solamente a scopo difensivo, naturalmente, perché... Bugiardo! So benissimo che il Metal Gear non è altro che una macchina di morte dotata di missili nucleari. Missili nucleari? Ma di che cosa stai parlando? I terroristi hanno intenzione di usare il Metal Gear per lanciare una bomba atomica. Vuoi farmi credere che non lo sapevi? Vogliono montare una testata smantellata nel modulo missilistico DMT del Metal Gear? Sbagliato. Fin dall'inizio lo scopo di questa esercitazione era di mettere alla prova la capacità di lancio nucleare del Metal Gear usando una finta testata. I terroristi stanno solo continuando il lavoro che avete iniziato. No, non è vero! L'ho sentito direttamente dal tuo capo, Baker. No. Un missile nucleare sul Rex. Allora non lo sapevi davvero? No. Dell'armamento si occupava un dipartimento separato e il presidente in persona si occupava dell'assemblaggio finale sull'unità principale. Il presidente Baker? Proprio lui. Non mi hanno mai detto di preciso di quali armi dispone il Rex. So solo che montava una mitragliatrice Vulcan, un laser e un cannone a rotaia. Hai detto un cannone a rotaia? Sì, utilizza dei magneti per sparare proiettili a velocità elevatissima. La tecnologia era stata pensata originariamente per il progetto SDI prima di essere scartata. Noi siamo riusciti a miniaturizzare l'arma con un progetto congiunto di Armstech e Rivermore National Labs. È sul braccio destro del Rex. La funzione principale del Metal Gear è il lancio di missili nucleari. Sei sicuro di non dimenticare niente? È vero che il Metal ha un modulo su
sul retro dove possono essere alloggiati fino a 8 missili, ma mi stai dicendo che fin dall'inizio si è pensato a missili nucleari? Sì, ma non è tutto qui. Se il Metal Gear potesse lanciare solo missili nucleari standard, non avrebbero avuto bisogno di condurre questo test per avere dei dati. No. Che sia... I Rivermore National Labs, che ci hanno affiancato nello sviluppo del Metal Gear, stavano progettando un nuovo tipo di arma nucleare, utilizzando i dispositivi sperimentali per la fusione laser e i supercomputer dell'NIF. Insomma, hanno creato una nuova arma nucleare in un centro per esperimenti di simulazione VR, giusto? Già, ma non si possono usare i dati della simulazione, servono i dati relativi a un lancio vero. Questi sono una parte dei supercomputer. Se li colleghi, puoi simulare qualsiasi cosa in ambiente virtuale. Tutto nel campo della teoria, però. Allora questa esercitazione serviva a mettere le cose in pratica. Che cosa ha fatto il nostro presidente? Se quei terroristi lanciano quella cosa... Dannazione! Dannazione! Sono stato un idiota! È tutta colpa mia! La verità è che mio nonno faceva parte del progetto Manhattan. Questa parte era salto. Sai, mi illudevo di poter usare la scienza per aiutare l'umanità, ma alla fine l'unico che ha fatto la figura dello stupido sono io. Usare la scienza per aiutare l'umanità funziona solamente nei film. Smettila di piangere, riprenditi. Dov'è il Metal Gear? In quale zona della base è custodito? Il Rex è nella base di manutenzione sotterranea. E dove sarebbe? A nord della torre di comunicazione, ma è molto lontano da qui. Anche il sistema di aggiramento dei codici di detonazione si trova là? Sì, nella sala comandi della base. Farei meglio sbrigarti. Se stanno pianificando il lancio dall'inizio, allora il programma balistico probabilmente è già stato terminato. Sono alcune ore che non mi contattano, credo che non abbiano più bisogno di me e penso che già siano pronti a lanciare. Meryl ha la scheda per bloccare i codici di detonazione. Ci metteremo in contatto con lei. Se non riusciremo a bloccare il lancio, dovremo distruggere Rex. Ti mostro la strada. È la tua gamba. Non farai altro che rallentarmi. Avrai bisogno di me se dovrai distruggere Rex. Non di te, solo del tuo cervello. Ma io ho creato Rex, è il mio diritto, il mio dovere distruggerlo. Trova il modo di fuggire. Una volta che la costa sarà libera ti contatterò via Korak. E come faccio a fuggire da un'isola? Ok. E allora? Nasconditi e resta in contatto con me. Conosci bene questo posto, non è vero? Naturalmente, e non preoccuparti per me. Io ho questa... È la stessa tecnologia di mimetizzazione del ninja. La Foxhound intendeva usarla, ma... con questa io sarò al sicuro. Caviglia slogata e tutto il resto. Perfetto, ma preferisco che Meryl ti tenga d'occhio. Meryl, l'ingegnere sta bene. Sono felice di sentirlo. Voglio che tu ti occupi di lui. Dove ti trovi ora? Molto vicino. Eccola, è assurdo. Meryl, mi hanno scoperto! Beh, che cosa succede? C'è qualcosa di strano. Senti qualcosa, come una specie di musica. Com'era vestita? Indossava la stessa uniforme verde dei terroristi. Un travestimento. Avevi una camminata così provocante, un modo di sculettare. Hai guardato bene. Lei aveva proprio un bel sedere, eh? È il suo modo di camminare. Se si è travestita da terrorista, dovrai contattarla in un momento in cui è sola. E c'è solo un posto dove puoi essere certo che lei lo sia. Cioè? Non fare lo stupido. Tieni, usa questa tessera di sicurezza. È del quarto livello.
un disturbo. Ma che cosa c'è che non va? Tutto d'un tratto diventi protettivo. Niente, sono felice che tu stia bene. Sei strano. Ma tutti quelli che ho cercato di salvare sono morti. Si vede che porti sfiga. Lascia stare, dottore. Chiamami Otacon. Otacon? Vuol dire Otaku Convention. Un otaku è un ragazzo cui piacciono i film sì. d'animazione giapponesi. No. Il Giappone è stata la prima nazione che è riuscita a realizzare i robot-bipedi. Ancora oggi sono i migliori in tutto il mondo nel campo della robotica. E i cartoni animati giapponesi hanno avuto un ruolo in tutto questo? Proprio così. Non mi sono dedicato alla scienza per creare armi nucleari. Questo è quello che dicono tutti gli scienziati. Sono diventato uno scienziato perché volevo dare vita a dei robot uguali a quelli dei cartoni animati giapponesi. È così. A me sembra una scusa fuori. Hai ragione. Devo assumermi le mie responsabilità. La scienza è stata sempre legata alla guerra. Le più potenti armi sono state create da scienziati a caccia di gloria. Ma tutto questo è finito. Non voglio più essere complice di un omicidio di massa. Fai come vuoi. A me servono solamente delle informazioni. Certamente. Io so tutto su questa base su Rex. Chiedimi quello che vuoi. Inoltre, con questa mimetica posso entrare e uscire dall'armeria e dalla sala mensa. Se hai bisogno di reazioni o di proiettili, fammelo sapere e te li farò avere. Mi trovi sulla frequenza 141.12. Ci vediamo più tardi. Questo episodio di Metal Gear si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima!